Salve a tutti, in questo video parliamo di registrazione desktop e i video che faccio io sono appunto delle registrazioni del vostro desktop, quindi praticamente anche voi potete utilizzare insomma questa funzione. Difatti lo sfondo è proprio il desktop del mio portatile. Nel mio caso io uso uno dei programmi disponibili che si chiama Record My Desktop. Per quanto mi riguarda è il migliore come registrazione desktop perché mi dà risoluzione HD e l'audio e il video vengono sempre perfetti, a parte qualche diciamo, circostanza in cui praticamente io ci sono state le eccezioni in cui ho registrato un video informativo come in questo momento, però poi alla fine mi sono accorto che ho perso del tempo, non so, 10-15 minuti a parlare da solo praticamente. Ora, ci sono altri programmi in questione, che sono tematici appunto per questo tipo di funzione. Io li ho provati tutti, ognuno di loro aveva il suo problema, quindi chi non registrava l'audio, chi registrava solo il video e chi non registrava proprio niente. Il programma che mi ha soddisfatto oltre al Record My Desktop è stato Kazam Screencaster. Però aveva il problema che a un certo punto non si sentiva più l'audio, arrivando a un po' un quantitativo di minuti di registrazione non riuscivo più a sentire il mio audio, quindi andava tutto male. Oppure quando c'era una finestra sovrapposta, un effetto plasma, praticamente, specialmente in KDE, in Kubuntu, non riuscivo proprio a registrare. E quindi ho deciso appunto per usare quello che uso attualmente, quindi Record My Desktop. Ora, è uscita una nuova versione di Kazam Screencaster, io ve la presento, si trova anche su Ubuntu Software Center, quindi è scaricabile da Ubuntu Software Center esattamente come Record My Desktop. Vi faccio vedere, io ho aperto la finestra di Ubuntu Software Center. Questo è Kazam Screencaster, però in questo caso su Ubuntu Software Center si trova nella versione precedente. Ora praticamente è uscita un'altra versione, vi faccio vedere il sito web perché cliccando su Ubuntu Software Center c'è il link del sito web in questione. Ora apriamo il sito web. Ecco qua. Allora, questo lo chiudiamo e c'è il sito web in questione. L'ultima versione di Kazam Screencaster è la 1.3.2. C'è una nuova skin, praticamente nuove funzioni. C'è la funzione anche di registrazione audio, potete scegliere la registrazione audio tramite gli altoparlanti del vostro computer o dal microfono, quindi potete avere questa scelta. Quindi se avete problemi di microfono potete utilizzare gli altoparlanti e quindi c'è questa funzione in più. Ora, siccome non è in Ubuntu Software Center questo programma, si può scaricare tramite il terminale. Quindi in questo caso andiamo sul terminale, quindi chiudo questa finestra e apriamo il terminale. Quindi apriamo il terminale e prendiamo le stringhe per poter installare da terminale il Kazam Screencaster di ultima versione praticamente. Ecco, ora io mi metto qua. Quindi cambiamo ambiente grafico, ecco qua. Queste di qua sono le stringhe di comando per poter installare l'ultima versione. E quindi andiamo a prendere la prima stringa che è questa di qua. Facciamo copia e incolla, quindi annotate la stringa, o almeno memorizzatela, se ci riuscite perché è un po' complesso, no? È un po' lunga come stringa. Facciamo copia. E poi andiamo sul terminale, quindi mi sposto sul terminale e facciamo incolla nel terminale, quindi facciamo invio, metto la password, ecco qua, e ho inserito la password.
facciamo invio per continuare e poi prendiamo la seconda stringa in questione. La seconda stringa, mi sposto di nuovo di ambiente grafico. La seconda stringa è questa di qua, sudo apt-get update. Facciamo copia, andiamo di nuovo sul terminale e facciamo di nuovo incolla. Facciamo invio e sta scaricando i vari pacchetti, l'archivio da Ubuntu. Da premettere per questa nuova versione per Ubuntu 12.10, quindi l'ultima versione di Ubuntu. Quindi in questo caso sono su Ubuntu 12.10. Da premettere che io uso anche il 12.4, però in questo caso sto utilizzando il 12.10 appunto per questo video informativo. Ora prendo la terza stringa, la terza e ultima stringa, che è questo di qua, sudo apt, questa è la vera e propria installazione, sudo apt-get install Kazam. Facciamo copia e ritorniamo sul terminale. Andiamo nel terminale e facciamo su modifica, facciamo incolla e abbiamo incollato l'installazione, la stringa. Aspettiamo che, ecco, ci dice di continuare qua. Aspettiamo l'installazione. Se è lunga faccio pausa. Se non è, diciamo, a lungo termine, rimaniamo nel nostro video. Ora vediamo come si presenta questa nuova versione. Graficamente dovrebbe essere più utilizzabile, più attuale, moderna, quindi è un semplice programma applicativo, quindi praticamente serve solo per quello, per registrare la sessione desktop. Ecco, è finita l'installazione. Ora vediamo se si trova nel reparto programmi. Quindi chiudiamo. Dovrebbe essere nell'audio audio video, forse qua. Ecco. Allora, questo lo chiudiamo. Sono gli aggiornamenti. Ecco, vediamo se si è inserito sui preferiti, perché sul 12.10, no, beh, in questo caso siamo su GNOME Shell, quindi appunto non va sui preferiti, quindi cerchiamo Kazam. Quindi andiamo nella lens di ricerca del GNOME, in questo caso è GNOME.3 3.6, scusate, un po' di defiance, e digitiamo Kazam. Ecco qua, Kazam Screencaster. Ora vediamo come si presenta il programma. Ecco qua. Questa è la skin di praticamente l'interfaccia grafica di Kazam. Quindi potete registrare tutto lo schermo. Qui potete registrare tutti gli schermi, quindi praticamente tutto quello che avete sulle varie scrivanie, quindi quattro scrivanie, tre scrivanie, quello che è. E poi c'è la scelta praticamente della finestra da registrare, quindi ad esempio questa è la zona dove sono io, la finestra da registrare. Qua potete scegliere, come ho detto prima in precedenza all'inizio del video, ho detto potete scegliere tra registrare tra gli altoparlanti oppure il microfono, quindi in questo caso vi dà la scelta. Quindi qua vedete la scelta sound from speaker, sound from microphone. Questi sono i secondi che vi dà prima di registrare. Io non so se posso fare una prova ora, non vorrei che poi magari interagisce con l'altro programma, quindi non mi viene questo video, appunto. Quindi beh, alla fine posso anche provare, al limite tagliamo la parte finale. Beh, vediamo. Facciamo la cattura di quello che sto facendo ora. Beh, facciamo la prova.
Allora, catturiamo, diamogli 5 secondi e facciamo sound for speakers, ecco perché io sto usando il microfono in questo momento. Windows, facciamo full screen, no, facciamo Windows. Cattura. Niente, non possiamo fare, non possiamo utilizzare il programma perché sto utilizzando un altro programma, quindi lasciamo chiuso. Siccome stiamo utilizzando un altro programma, io non posso fare la prova con questo programma, lo dovrei fare a schermo chiuso. Alla fine poi posso fare un tutorial con magari il telefonino e prendere diciamo le sue funzioni, perché in questo caso io sto utilizzando il Record My Desk, quindi non posso utilizzare un altro programma di screencaster perché faccio dei danni diciamo al sistema, quindi si blocca. Allora, come potete vedere c'è questa nuova versione di Kazam Screencaster. Qua vi dà, come vedete, la cattura dell'audio dagli altoparlanti, quindi speakers, e poi dal microfono, quello che sto facendo ora io con Record My Desk. Ora provate Kazam Screencaster versione 1.3.2 se non erro, e mi sapete dire com'è. Lo proverò pure io, magari fuori, diciamo, fuori linea, lo farò col telefonino, vediamo cosa viene fuori. Allora, questo è tutto, chiudo il programma. Spero che questo video sia venuto perché non vorrei che ha causato errore anche nella registrazione. Perché ovviamente io ho voluto fare un po', diciamo, il gradasso in questo caso, perché volevo usare due programmi uguali nello stesso momento, quindi praticamente è impossibile. Io come al solito cerco di strafare. Volevo vedere un po' il funzionamento insieme a voi. Comunque, lo vedrò da solo per i fatti miei. Questo è tutto. Al prossimo video informativo. E spero che aumentino i miei, diciamo, non dico estimatori, visitatori, ecco, visitatori dei miei video. Ecco. Ora ho finito, poi chiuderò tutte le finestre. Un saluto a tutti coloro che hanno richiesto la mia amicizia e a tutti coloro che seguono i miei video. Fermiamo il video, alla prossima, ciao a tutti.